Imola, dove, grazie all'attività di un circolo subacqueo, disabili e persone con difficoltà motorie imparano le tecniche di immersione. Samuele Amadori. L'acqua è una grande occasione per chi ha perso in terra parte della sua mobilità, perché l'acqua non ha barriere architettoniche, non ha ostacoli, se non quelli costruiti dalla volontà. In Romagna c'è un circolo, Imola Mare, che sin dall'inizio ha puntato tutto sull'insegnamento delle discipline subacquee ai disabili, prima mentali e poi fisici. Io quando sono arrivato qui non avevo forze, ero stato un anno e mezzo in un ospedale con tutti i ferri attaccati addosso. Ho fatto un po' di riabilitazione a Montecatone, ma quello che sono riuscito a recuperare l'ho recuperato qua. Da un punto di vista diciamo così, di insegnamento, cambia la tecnica, ma non c'è una particolare differenza. La cosa che c'è da dire è che tutti quelli con una disabilità che hanno frequentato i nostri corsi avevano uno spirito, una voglia chiaramente superiore a tutti, ai normodotati, insomma, perché per loro era una cosa probabilmente che andava oltre alla semplice pratica dell'attività sportiva. La subacquea con le bombole è complessa per chi non può usare le gambe, perché deve muoversi e gestire l'attrezzatura usando solo le mani, ma quando uno impara il premio è grande. Cosa hai provato la prima volta che hai fatto un'immersione vera al mare? Ah, non me l'aspettavo assolutamente un'attività così, una quantità così di animali in mare, di colori soprattutto. Mi aspettavo di vedere poco o niente, invece ho visto un'infinità di colori in mare. Ne sono rimasto stupito, infatti sono qui e continuo ancora questa attività. E poi c'è l'apnea, che è ancora più adatta per chi ha bisogno di recuperare da terribili traumi fisici. Vedere una persona che fa fatica a camminare o che ha dei problemi motori, invece in acqua si muove con una certa disinvoltura e lo fa non solo grazie a noi, ma grazie al suo impegno, ecco, secondo me questo non ha prezzo, è una gratitudine enorme.